stasera la ghigliottina che comincia a 70.000 euro. Il nostro super campione, un uomo da record ormai. Dobbiamo veramente coniare parole nuove per te. Complimenti, ma veri, sinceri. Grazie molte, Flavio. No, grazie. Ma davvero, davvero. Ti concentri, ti metti la cuffia, dico una cosa che sicuramente farà piacere alle amiche e agli amici, è un ricordo, è un lancio fatto con grandissimo affetto. Stasera c'è una prima serata pazzesca, debutta Antonella Clerici, la nostra Antonella, con The Voice Senior. The Voice Senior è un talent fantastico, con delle cantanti, dei cantanti straordinari, perché la musica, il canto, la voglia di esibirsi non ha età, la voglia di cantare. Insieme ad Antonella, insieme appunto ai protagonisti che si esibiranno a The Voice Senior, una giuria fantastica: Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e poi Clementino e poi Albano e anche Jasmine Carrisi, da questa sera, il venerdì, su Rai 1, The Voice Senior. Dai Antonella, in bocca al lupo. Allora, partiamo con la ghigliottina. In bocca al lupo, Massimo, buona fortuna. Dare oppure fare? Fare. Ghigliottina. Fare. Partiamo bene. La seconda parola. Scheda oppure preda? Preda. Ghigliottina. Sì! Terza parola in arrivo. Segni o magari disegni. Segni. Ghigliottina. Giusta anche la terza. La quarta parola per il nostro campione. Ramo. Radici. Ramo. Ghigliottina. E siamo a 4 su 4. L'ultima. Foglia. Voglia. Voglia. Ghigliottina. E fra i tuoi record metterai anche questo Unplane, percorso netto, 70.000 euro, fare, preda, segni, ramo, voglia. Massimo, hai un minuto da adesso, dai! Dalla parte giusta, dalla parte del campione, ma sempre senza guardare, così non so e neanche te voglio guardare. Non solo non guardo quando scrivi, non voglio neanche guardare il tuo sguardo, i tuoi occhi, perché già capisco se sei ottimista, meno ottimista. Fare, preda, segni, ramo, voglia. Per 70.000 euro, questa è la cifra che può vincere stasera Massimo, che ha fatto anche il percorso netto senza neanche un errore. Voi la soddisfazione magari nel vincere nel gruppo di famiglia, del lavoro, tra le amiche e tra gli amici, pubblicando prima degli altri, prima delle altre, la parola di vincente di questa sera. Quale sarà? Sicuramente qua dentro, consegnata dal notaio. Tolgo il sigillo. Però. Ah, però. Ah, però.
fare, preda, segni, ramo, voglia. Quando vuoi, campione, lui ha scritto tempo. Ho scritto tempo. In realtà combacia con due parole. Fare in tempo. Dice, certo. Per fare qualcosa. Certo. Fare in tempo. I segni del tempo sono quelli che inevitabilmente appaiono sul volto. Sei molto carino perché ti indichi, io no. Rimango con delle macerie. I segni del tempo, certo. E mi fermo qui. Perché voglia di tempo. Ma se uno non ha abbastanza tempo, resta un po' con la voglia di più tempo. Certo. In preda al tempo? No. Ramo e tempo, veramente non saprei. Sto pensando un ramo del tempo, il tempo del ramo. Scusa, essere in preda al tempo, cioè la fretta che ci consuma, scarica il telefono, l'applicazione, le cose, vero. Il computer, essere preda del tempo. Sant'Agostino diceva che siamo noi che manchiamo al tempo. Quando diceva no, cioè non è che ci manca il tempo, noi manchiamo a lui. I segni del tempo, ramo del tempo, secondo me l'arrampicata è proprio perfetta. È perfetta. Shakespeare dice della parola di questa sera, ma ricordo proprio, ecco, di quando i segni del tempo non c'erano, che brilla in giro per il mondo come il sole e non v'è luogo dove non risplenda. Dice gira, diceva che... Sono curiosissimo. È una struggente frase di Alda Merini, che considerava della vita e della cattiveria e della bontà, quando dei suoi periodi, purtroppo non da donna libera, diceva i pazzi, poi veri, l'ho incontrati fuori, non quando, ancora ahimè, era il tempo dei manicomi, fu ingiustamente segregata. Per amore, l'avrai fatta, massimo una... Follia. No! Pazzia. La vogliamo fare, prima o poi, tutti l'abbiamo fatta, la faremo, torneremo a farle, e quindi fare per amore una pazzia, ma anche per aiutare un amico, un'amica, fare una pazzia, essere in preda, senza esagerare, cioè, può succedere, dici in preda, i segni non del tempo, e ci siamo divertiti molto, ma così qualche segno, dice da segnali, appunto segni di pazzia, ci può stare, oh, ragazzi, può succedere. Da vicino nessuno è normale, diceva un grande. E poi un ramo nella famiglia, dice, ma quelli c'hanno un ramo di pazzia, che poi ripeto, avanti, si faccia avanti chi ha il concetto preciso di normalità, ammesso che sia interessante. E poi andiamo a un capolavoro di Ornella Vanoni, l'incoscienza, l'allegria e la voglia, la pazzia, sento il carnevale entrare in me, che non è periodo, però voglio dire, magari fosse un carnevale lieto dove potete stare tutti vicini e fare festa. E quindi non si fa festa stasera, il tempo sta per scadere, sta per arrivare il TG1, non si può fare festa e non abbiamo neanche il tempo per fare festa, perché la parola non è tempo stasera, ma c'è giusto il tempo per fare una...